Ok, ci siamo. Dove sei, stupido elfo? Oh, eccolo, stupido elfo. Sono a Riverwood. Ok, perfetto. Almeno quello. Ok, ah, Rick. Una bella... Ma oh, sono nudi! Sono tutti nudi. Sono nudi. Nudi in T-pose. Ok, dirigiamoci verso il tumulo delle cascate tristi. Dobbiamo prendere la... Cosa stai facendo? Gli vuoi rubare quello che non ha addosso? Dobbiamo recuperare la pietra del drago. Allora, dobbiamo andare su quel monte lì praticamente. In quelle rovine. Allora attraverso un fiume. Esatto. Per quelli che guardano, stiamo giocando in modalità leggendaria, quindi per noi sarà impossibile giocare. Rocco bandito. Rick è in difficoltà leggendaria, ci sciottano. Uccidiamoli. Dov'è il bandito? Io non lo vedo. Come non lo vedi? Non lo vedo il bandito. Lo vedo a terra morto. Sì, ho visto. Come hai fatto ad arrivare lassù? Perché sono il migliore. Ma dai, se lo scala... Guarda, io non ce la faccio a scalare come... Allora, devi muovi a destra e a sinistra visuale mentre sali, così si incastra il primo pixel che riesce a vedere. Ce la fai? Oddio. Oddio, che nabbo. Che nabbo? Sai, ci sono le strade di solito. Sai, io sono salito senza. Ok, ci sono. Vai, anch'io. Dove sei? Eccoti. Pronto all'avventura? Okay. Oddio, ci sono banditi. Riccardo, banditi nudi. Dai. Io li vedo vestiti stavolta. Per una volta, che dai. Che bello multiplayer. Cioè, mi da piangere. Oddio. Da quanto è bello. Poco devo salire il livello, proteggimi una. No, Rick, sono... Ok. Aiuto. Oh, no, fuoco vita. Ucciso. Ok. Oddio, sono caduti. No, loot. Vabbè, sti... L'arciere qua sopra. Allora, curami, usa mani curative. Non ce l'ho. Dopo lo compro dal mago, ecco. Appena ho abbastanza moneta. Esatto. Oh! Onda energetica. Penso io, vai. Sta arrivando. Che è successo? Ah, non sei morto. Cosa? Perché ho tirato le fiamme su tutte e due. Aspetta, è qua sotto! Muori, infiammato, maledetto. Ascoltiamo il livello, ascoltiamo cosa dicono, oppure gli spacchiamo la faccia subito. No, ascoltiamo cosa dicono. È morto. Oddio, furtivo, Rick. Hai visto quegli uomini là? Recupera l'artiglio dorato. Pronto? Li uccidiamo? Vai. All'attacco. Anche se non vedo dove sono. Attacco l'arciere. Vai. Ah, io non ti vedo, amico. Adesso, quando vedi l'arciere che cade... Dio. Oh! Non ha speranza questo povero bandito contro di me. L'hai ucciso? Ah, sì. Bravo. Il mio caro amico elfo. Ehi, elfo. Come sei arrivato qua a Skyrim? Mamma mia, Riccardo. Non ho fatto niente. Sei forse un bandito? No. Davvero? Come posso fidarmi di te? Lascia la porta tua aperta. Certo. No. Andiamo. Siamo entrati. Abbiamo ucciso già 3 persone. Cosa può succedere di male adesso? Ma non cerchiamo le urne con 3 monete, cioè. Oh, buono questo! Ce lo facciamo per pranzo? A vedere. Questo. Lo vuoi? Che gola! Che schifo. Vai, andiamo. Offro io. Offri te? Sì. Eccolo, un altro bandito. No, fermo. Furtivo. Non toccare. Furtivamente, Rick, non possiamo farci scoprire. Scusa. Come? Guarda che fine fa. Ah? Ma che c***o? È una trappola, hai visto? È una trappola. Certo. Allora, va risolto questo difficilissimo indovinello. Ah, fai te. Serpente. Serpente anche sopra e delfino, balena. Balena, delfino, insomma. Serpente, delfino. Va messi qua. Vai, vediamo se prendiamo 1000 frecce in bocca. Ok, vai. Una... Leggi ladro. Oh, però. Borseggiare, aumenta 16. Oh, uno skiver! Dove? Oddio! Lo skiver. Che schifoso animale. Coda di skiver. Me la mangio. No, vigore. Altri skiver. Oh, schifosi animali. Un altro, madonna. Che schifo che mi fa. Guarda, poi sono tutti marci, luridi.
Rick, senti sta voce. Oh, chi è che mi attacca? Non io. Pezzo. Rick, c'è una voce che però viene da qua. La sento anch'io. Andiamo. Controlla bene. Oh, oddio, i ragni che sono in casa mia. Vai. Io. Quanta vita. Dio mio, quanta vita. Vai, l'ho fatto scappare. Rocco. Scappa. Te non sai quanta vita mi ha tolto. Ah, ho visto, la vedo quanta vita. Sta scappando, sta scappando, attacca l'ora. Ti sto curando. Per 30 secondi. Vai, 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 vai. Finché scappa, il codardo. Vai. Dio mio. Oddio, ci sta attaccando di nuovo. Vai. Dai che salgo di livello. Ragno maledetto. Ucciso. Vai. Cosa? C'è questo che chiede il nostro aiuto. Vai. Io vedo che deve avere dei ragni in mezzo. Anch'io. Non possiamo spostarlo. Senti, allora, senti a cosa vuole. Arvel lo svelto, dov'è l'artiglio dorato? Sì, l'artiglio. So come funziona l'artiglio. Ricordate Conti. Ha tutto senso. Vabbè. Fammi scendere e ti mostro come. Non puoi credere a quanto potere i Nord abbiano nascosto lì. Prima dammi l'artiglio. Mi sembra forse che mi liberarmi. Rick, cosa facciamo? Lo liberiamo, il simpatico? Ah, oh, vabbè, intanto va lontano nel caso. Rick, le ragne. Dobbiamo togliere il ragno. Lo vedi? Sì che lo vedo. Lo vedi cosa sta facendo il ragno? Sì. Rick? Vabbè, abbiamo solo una scelta. Prenderci l'artiglio tramite forza. Eccolo. Perché mai dovrei dividerlo? Ah, voleva scappare. Voleva scappare. Ce l'hai fatta. Ho preso l'artiglio. No. Oddio, i Draugr. Brutti mostri. Ma tu sei al 4, io sono ancora al 3. Ah no, sono ora al 4. Oh, no, Rick! Uccidilo! Uccidilo! Qua di sotto dobbiamo andare. C'è ancora uno. Un altro Draugr. Maledetto! Via. Spera che questi non si svegli. Oh, merda! Salvare. F5, fai F5. Vai. Ogni nemico F5. Madonna, questo è forte. Meno male che attacca te. Oddio, ma tu non ti togli pochissimo comunque. Oh, perché non mi stai prendendo? C'è. Che sveglio. No, ce ne sono 10. Dove? Anche questo è vivo. Oh, c'è lo spadone nord, c'è lo spadone nord. Forse mi serve. Vieni a prenderlo. Sì, sì, ti serve. Ecco. Ah, no, antica ascia da guerra, eh. Guarda. Rick, aiutami. Via tu. Non puoi competere con l'elfo e il nord. I loot sono diversi, Rick. No, non sono diversi, mi hai preso tutto. Nella cesta sì, però... Boh. Ah, vabbè, lo vabbè. Stesso. Andiamo. Qua c'è un'antica ascia da guerra. Intanto, quello che serve a te te lo lascio di magia. Oddio, qua è nevato addirittura, qua dentro. È nuda! È nuda, che brutta! Oh, madre. Oh, ma simpatico. Questo vola di sotto. Vai. Che fine che ha fatto. Mi dice d'andare dritto. Cosa facciamo? Esploriamo sotto. Dio, che volo che hai fatto! Sì, tu hai esplorato. Proseguiamo per di qua. Dovrebbe essere vicino. Oh, oddio. Questo è forte. Questo è forte. Draugr inquieto. Sì. È vero, però tu sei molto più agile e non ti becca nemmeno. Occhio che non ti voglio beccare col fuoco. No. Oddio, non mi sta attaccando. Attaccate. È fermo. Oddio, è baccato dietro la pietra. Ti sciotta. Ah, c'era dell'oro e della gemma dell'anima. Santuario delle cascate tristi. Mi sa che siamo vicini, Rick. Di nuovo. Vai. Passa. Oddio. Perso metà vita. Anch'io. Rocco, curati, che è pieno di mostri. No, e non posso. Lei. Guys. Allora, mi sono curato, ci penso Rick. Io. Rick. Aiuto. Io scappo. Spacca queste cose di sopra. Ecco, bravo. Bravissimo. Bravissimo. Come... Ho pochissima vita. No! Abbiamo ucciso le lame. No! Sono morto. Ok, questa porta va aperta con l'artiglio che abbiamo trovato prima. Allora, dove ho l'artiglio? Orso, falena, gufo. Orso, falena, gufo. Ecco, esatto. Io giro l'ultimo. Orso, falena, vai. Gufo. Vado? Vai. Vai. Ci siamo. Ci siamo. Sì, vabbè, corri. Andiamo. Eccolo. Il tumulo delle cascate tristi. Allora. Oddio! Allora, ci sei? Vai. Qua mi sa che
Non usciremo vivi da qua. Cioè, adesso io equipaggio l'arco, tu lo fai girare, è finito. Vai, ci sei? Odio pipistrelli. La vedo brutta qua. Allora. Subito dal muro. Poi pensiamo alle altre cose. Mm-hmm. Oddio. Qua stiamo... Abbiamo imparato questa parola, forza inesorabile. Bene. Scopri il segreto del tumulo del Cascate Tristi. Trova il proprietario dell'artiglio. Ok, dobbiamo riportare l'artiglio al proprietario. Eccolo. Oddio, io lo vedo sdraiato. Anch'io. Oh, no, ora no. Io sì. Come? Amico, questo mi shot. Questo mi shot. Oddio. Lo stai prendendo? Sì. Solo che lo vedo sdraiato. No, no, io no. Ah, non mi sta colpendo. Vai! L'ho stordito. Uccidilo. Non farti colpire. Perfetto. Addio. Sei nostro. Farina d'ossa. Gemma dell'anima perduta. Pietra del drago. Eccola qua. Ok, Rick. Usciamo di qua. Abbiamo fatto quel che dovevamo. Pietra del drago ce l'abbiamo. Andiamocene. Ah, siamo salvi, amico. Evviva! Siamo sopravvissuti a questo posto. Guarda il panorama di Skyrim. Ecco il messaggero. Nudo, ma eccolo. Parla anche a te? Sì. Ah, bene. Mi è stato chiesto di consegnarti una cosa personalmente. Dica. Vediamo un po'. Pare proprio di sì. Ora devo andare. Non so cosa mi abbia dato. Allora, Rick. Sì. Vai, Emporio di Riverwood. Lucan Valerius. Emporio di Riverwood. Abbiamo subito un piccolo furto. Abbiamo ancora molta merce in vendita. I ladri cercavano una cosa in particolare. Un ornamento in oro massiccio a forma di artiglio di drago. Aspetta, vuoi dire questo artiglio dorato? Ecco qua. Strano. Sembra più piccolo di quanto ricordassi. Strano, vero? Lo rimetterò al suo posto. Non dimenticherò mai ciò che hai fatto per me e mia sorella. Grazie, caro. 400 di oro ci ha dato, oh! Aspetta, facciamogli andare al piano di sopra, poi glielo spiego io l'artiglio. Allora, io lo distrago al piano di sopra. Tu riprendi l'artiglio. Ok, sta venendo su. Sta venendo su? Eh sì, perché ha paura che qualcuno gli rubi in casa, giustamente. Però appunto non sa che tu gli stai per rubare l'artiglio. È su? Prendiglielo. Sì. Preso, e non prendo solo questo. Dov'è? Ok, l'hai già preso. Quanta roba hai preso? Gli hai rubato tutto. No. Cosa? Mi ha sgamato. No. Dammi l'artiglio, buttalo per terra. La guardia. Che fa? Rick? Ho continuato l'artiglio prima che me lo rubano. Dov'è? Gliel'ho rubato davanti agli occhi e non mi ha dato la taglia. Usciamo da qua. Aspetta, bevo tutte le pozioni che ho rubato. Così non gliele puoi rendere? No. Ok, andiamo a Whiterun. Dobbiamo riportare la pietra del drago. Ok, Rick, siamo a Dragonreach. Dobbiamo dare ora la pietra del drago a Farengar. Sei? Prima che ti tiri una martellata. Bene, andiamo. Vai. Eccolo. Ehi, mago, abbiamo completato la tua missione. Eccolo. Oh. Sembra che tu sia più abile dei soliti bruti che mi spedisce lo Yar. Grazie Farengar. Che ne è della mia ricompensa? Anzi, ho la pietra del drago. E adesso? Ora il tuo lavoro si è concluso e ha inizio il mio. Il lavoro della mente, così sottovalutato a Skyrim. La mia aiutante sarà lieta di accompagnarti. Lei ha scoperto dove si trova, in un modo che finora non ho voluto condividere con me. Quindi le informazioni erano corrette in fondo. E dobbiamo ringraziare il nostro amico. Salve Delphi. Per noi. Ti sei Aspetta. Avventurato nel tumulo delle cascate tristi per recuperare quella roba. Bel lavoro. Grazie. Inviamene una cosa quando l'avrai decifrata. Oh, cosa vuole Delphi? Devi venire subito. Qui vicino è stato avvistato un drago. Oh oh. Dovresti venire anche tu. Un drago? È stupendo. Dov'è stato visto? Cosa stava facendo? Se fossi in te, cercherei di prendere la cosa più seriamente. Se un drago decidesse di assalire Whiterun, non so se riusciremo a fermarlo. Rick? Hai sentito? L'ho sentito. Ti era data anche a te la missione? A me il segnalino mi dice su, te lo dice anche a te qua? Andiamo. Sì, perché dobbiamo parlare a Valgruf. Con Valgruf. Ehi, salve, Valgruf. No,
Non ora. Allora, Irelet mi dice che vieni dalla torre di osservazione occidentale. Sì, mio signore. Dimmi quello che hai detto a me, del drago. Ah, esatto. Lo abbiamo visto arrivare da sud. Era veloce più di qualsiasi altra cosa abbia mai visto. Cosa ha fatto? Sta attaccando la torre di osservazione? No, mio signore. Stava volando in cerchio sopra la mia testa quando sono fuggito. Non ho mai corso così velocemente in tutta la mia vita. Credevo mi avrebbe inseguito. Bel lavoro, figliolo. Ora ci pensiamo. Vai alla caserma, mangia e riposati. E lo meriti. Sarà meglio radunare delle guardie e andare laggiù. Ho già ordinato ai miei uomini di radunarsi vicino al cancello principale. Beh, non deludermi. Non c'è tempo per i convenevoli. Ho di nuovo bisogno del tuo aiuto. Voglio che tu vada con Irelet e l'aiuti a combattere contro questo drago. Sei sopravvissuto a Helgen. Dunque hai più esperienza di chiunque altro qui con i draghi. Non ho dimenticato il servizio che mi hai reso recuperando la pietra del drago per Faringal. Come segno della mia gratitudine, ho comunicato ad Avenicci che da oggi hai l'autorizzazione per acquistare proprietà in città. E accetta questo dono proveniente dalla mia armeria personale. Oh, Rick, è tempo di uccidere dei draghi. Dai. No. Andiamo. Dobbiamo seguire questa matta. Ci vediamo alla torre di osservazione. Ok, andiamo alla torre. Cosa vuole questo? Mi è stato chiesto di consegnarti una cosa per... Eccolo. Eccolo, il matto. Vediamo un po'. Pare proprio di sì. Ora devo andare. Oh, c'è doppiata la voce. Cosa vuole il messaggero? No? Allora, libri. Lettera anonima. I morti viventi. Un gruppo di negromanti sta provando a risvegliare degli zombie usando una magia antica e pericolosa, che temo possa avere conseguenze inattese e irreversibili. Ho cercato di avvertirli. Come? Ho cercato di avvertirli che la loro ambizione si stava trasformando in follia, ma mi hanno cacciato dal loro gruppo. In questo momento stanno preparando un rituale per evocare un gran numero di quei mostri incontrollabili nell'estremo sud di Skyrim. Devono essere fermati prima che sia troppo tardi. Dopo lo faremo. O in live lo faremo. Chi lo sa. Andiamo, usciamo da Whiterun. Vai, dobbiamo andare da Irelet. C'è un drago che sta per distruggere mezzo mondo. Guarda, chi è questo pazzo? Salve, gentiluomo. Ragazzi, davanti a noi c'è un drago e un battaglione che attende il nostro aiuto. Faremo tutto nel prossimo episodio. Addio. 10 seconds later. Che è questo? Li hanno ucciso. Come? Cosa è successo? Rick! Ah. Ma questo? Ma questo chi è? Orkendor! Rick, uccidiamolo! Ma chi è? Ma che è? Aiuto! No! Ma Rick, tutte le guardie di Whiterun mi vogliono uccidere! È entrato! È entrato! Ma che c***o succede?